Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono qui con la mia rubrica Love for Covers dove vi mostrerò tre copertine che mi hanno letteralmente colpito e mi hanno rubato il cuore, come dico io. Allora, dato che domani esce al cinema la parte seconda del film Breaking Down, dell'omonima saga di Twilight scritta da Stephenie Meyer, vi voglio mostrare due copertine molto molto vampiresche che mi sono piaciute tantissimo. Allora, adesso vi farò vedere il primo libro, che è questo qui, Il diario del vampiro, che racchiude i primi quattro libri: Il risveglio, la lotta, la furia e la messa nera. Ecco. Spero che lo possiate vedere bene. Mi ha colpito tantissimo perché io adoro le rose. Come potete vedere, c'è una splendida rosa in copertina. Eccolo. Questo è un volume edito dalla Newton Compton Editori che racchiude appunto i primi quattro libri. E io l'ho preso appunto perché, diciamo, è una comodità veramente, veramente grande. Costa 6,90 € e l'ho preso quest'estate, però c'era un ulteriore sconto del 15% proprio sulla collana Newton Compton e quindi l'ho potuto pagare, mi pare, 5 euro e qualcosa, quindi un ottimo prezzo prendendo ben 4 libri. Io questo libro lo devo ancora iniziare, però ho letto moltissimi pareri positivi, allora leggiamo i primi 4, vediamo come sono, e la scrittrice ovviamente è Lisa Jane Smith. E questa, ve la faccio rivedere, questa bellissima rosa. Qui c'è scritto: un grande successo internazionale, oltre 1.150.000 copie in Italia, tradotto in più di 30 paesi. Allora mi ha veramente letteralmente incuriosito. Ok, adesso vi faccio vedere il secondo libro. Il terzo libro non è a tema vampiresco, però siccome mi sono capitati questi due libri mentre mettevo a posto la mia libreria, e sono entrambi vampireschi proprio. Allora ho detto adesso ve li faccio vedere, giusto perché domani esce finalmente la seconda parte di Breaking Down. Allora, io ho premesso che ho letto tutti e quattro i libri, ho visto tutti i film al cinema e non vedo l'ora di andare sabato a vedere la seconda parte. Mi sono strapiaciuti tanto, 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 tantissimo. Lo stile di Stephenie Meyer è veramente molto, molto bello. A me mi ha incuriosito tantissimo proprio la storia, il triangolo amoroso, lui, lei e l'altro che è Jacob, il licantro, quindi proprio due, diciamo, due generi diversi, no? Vampiro e licantropo. Sarà che io amo tantissimo le serie e le saghe fantasy, come ormai, se vedete i miei video, ormai lo sapete benissimo. Il libro che mi ha colpito della serie di Twilight, tra questi quattro, la copertina mia preferita è questa qui, proprio del primissimo libro di Twilight. Queste due braccia, queste mani che sorreggono appunto una mela rossa. Io l'ho intesa come, diciamo, il peccato, però ecco, qui non è proprio questo genere di tipo di peccato, però veramente mi ha colpito. Io ho l'edizione rilegata che costa 16, il primo libro 16,50 euro, semplicemente perché all'epoca, quando comprai questo libro, che se non mi sbaglio 5 anni fa, perché sono andata a vedere l'immagine. No, scusate, l'immagine, la data di uscita, scusate, giugno 2006, esatto. Nel giugno 2006 io ho comprato i primi quattro libri in edizione rilegata, quindi sono costicchiati tantissimo, anche perché non conoscevo il bellissimo sito di Amazon e quindi non ho potuto comprare, diciamo, risparmiando qualche euro in più. E l'ho preso piano piano, ho letto il primo, poi ho comprato il secondo, il terzo e il quarto, ed è stato un crescendo, un amore veramente in crescita per questa saga meravigliosa. E vi dico, è stata un'occasione, una coincidenza che domani esce il film e vi ho mostrato queste due copertine, però anche, diciamo, è stato un po' volutamente, proprio perché vi volevo mostrare queste due copertine che io amo tantissimo. Anche le altre tre della saga di Twilight mi sono piaciute, ma sarà che questa è la prima, veramente mi ha letteralmente folgorato. Infatti, quando sono entrata in libreria, sempre nella mia libreria di fiducia, li ho comprati lì ed è veramente stato amore a prima vista. Io sarà che cerco di non farmi attirare tanto dalle copertine perché ho paura di prendere delle sole, proprio come si dice in gergo. Allora cerco di leggere la trama. Vabbè, ovviamente l'ho letta, no? La trametta che sta scritta qui, questa qui ovviamente, ok. E mi ha incuriosito davvero tanto, dopo ringraziando i miei genitori che non mi dicono mai di no nel comprare un libro, mi ha fatto molto ma molto piacere scoprire questa bellissima saga. Poi ovviamente col tempo sono uscite anche le edizioni economiche in brossura che costano ovviamente molto molto di meno,
E io vi chiedo se questa saga vi è piaciuta, vi ha incuriosito e se andrete a vedere la seconda parte domani oppure se avete anche visto gli altri film. Fatemi sapere, sono un po' diciamo queste curiosità vampiresche, come le chiamo io. Adesso faccio il terzo libro che non che si discosta totalmente dal genere fantasy, proprio totalmente, ma tanto, 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 perché vi mostro un libro che ha segnato la mia infanzia, che è piaciuto. Veramente che porto sempre, sempre, sempre nel cuore e veramente c'era, cioè qui dietro c'è sia il prezzo in lire che in euro, proprio perché risale al 1999. Io quando avevo 9 anni mi sono letta tutta la saga del Club delle Babysitter, eccolo qui. Lo vedete? Spero che vediate bene. Ecco, questo è il primo libro. Christie lancia un'idea, in pratica sono quattro ragazze che fondano questo club dove si occupano di bambini del vicinato, intanto guadagnano qualcosa e poi col tempo si aggiungeranno altre due ragazze, Jess e Mallory, e anche Dawn, che diventerà la sorellastra di una delle protagoniste. Perché questo libro ha segnato la mia infanzia? Semplicemente perché li ho riletti miliardi di volte. Allora, c'è da fare una premessa: ne sono usciti in Italia 72. Purtroppo solo 72. Perché? Perché in America ne sono usciti una marea. Hanno fatto gli speciali, il genere mystery, loro che andavano a indagare, cioè delle cose veramente meravigliose. Io ho visto le immagini su eBay che vengono venduti questi giornaletti in lingua inglese e non costano neanche tanto. Quindi sto facendo un pensierino nel prenderne uno in inglese, il continuo, perché vi dico, se non mi sbaglio, sono arrivati a 132 numeri. Esclusi gli special, qui in Italia purtroppo solo 72, che credo ero io e altre due o tre persone, penso che lo compravano, perché nel decidere di stoppare a 72 la collezione, veramente mi è dispiaciuto tantissimo e purtroppo non si trovano qui facilmente. Anche c'è uscito qualche numero speciale in italiano, no, purtroppo solo in inglese. Come potete vedere, ecco, all'epoca lire 8.000 lire e 4,60 euro. Ecco, faccio vedere il retro, qui il prezzo. E in ogni libro c'erano 80 tattoo per le tue unghie che io non ho mai utilizzato, però erano veramente molto simpatici. E la scrittrice Anne Marie Martin, molto famosa, veramente molto famosa nel suo paese, ed è veramente libri che si leggevano in un quarto d'ora, 20 minuti, però io tra i 9 e i 10 anni ci ho letteralmente fatto la scorpacciata. Non so se voi la conoscete questa collana, non si trova neanche più in giro, cioè io nelle librerie ho fatto caso che sono presenti solamente i libri delle ragazzine. Ecco, io prima andavo Club delle Babysitter, ragazzine, Valentina, scritta da Angelo Petrosino, non so se voi conoscete anche la serie di Valentina, che sono tutti i numeri fino al numero 10-11, perché dopo, ovviamente, crescendo li ho un po' lasciati da parte, non comprati più perché sono detto: vabbè, dai, andiamo avanti, cresciamo. Però, ovviamente, sono nella mia collezione e ci tengo tantissimo. Infatti, sono qui dietro alle mie spalle. Non so se si intravede un po' la serie di questa collana qui. E come vedete, sono tutti arancioni. Vedete, molto divertenti e spiritosi perché mi hanno fatto commuovere, mi hanno fatto ridere. Veramente, le avventure che però hanno di fondo sempre una lezione da imparare, sempre qualcosa di costruttivo. Quindi crescevo io e mi facevano crescere anche queste bellissime avventure. Io vi chiedo, non lo so se l'avete letto, fatemi sapere se avete letto qualche numero, poi vi dico, io un po' l'ho comprato nel supermercato, ogni tanto c'erano in edicola, anche al mercatino dei bambini, che si fa qui nel paese dove abito io qui vicino. L'ho trovato anche nel mercatino, qualche numero l'ho comprato, tanto poi per arrivare ad avere l'intera collezione, 72 numeri, e mi fa molto molto piacere perché vi dico, sono stati la mia infanzia questi libri e ovviamente le protagoniste, la mia preferita è Mary Ann, dolcissima veramente, e ci sono letteralmente cresciuta. Ecco, io spero che la mia rubrica Love for Covers vi sia piaciuta perché questo mese è stata molto diversa. Abbiamo due generi, due libri appunto vampireschi o vampiri come li chiamo io, e un genere che veramente ha segnato la mia infanzia, un libro che porterò veramente nel cuore. Io spero che vi sia piaciuto, questa mia rubrica che ho inventato io. E ovviamente cerco di farne una ogni mese, anche se i libri da mostrarvi ce ne ho tantissimi, ecco, però
Ogni volta sono alla ricerca di libri interessanti che veramente mi hanno colpito. Un'ultima cosa, ci tengo a segnalarvi, per chi è amante, ma tanto tanto amante del genere di Stephen King, che oggi è uscito il suo nuovo libro, l'ottavo volume della saga La Torre Nera. Questo libro si chiama La Leggenda del Vento. E ecco, quindi ci tenevo a dirvelo perché se siete appassionati, forse non lo sapevate, se vi interessa potete andarlo a prendere in libreria oppure comprarlo online col 15% di sconto tranquillamente. E io ancora non l'ho letta questa saga, perché adesso sto leggendo Pet Sematary per il gruppo di lettura del mio blog, quindi se volete partecipare siete ancora in tempo, eh. Che durerà per tutto il mese di novembre. Il 3 dicembre ci ritroveremo sulla mia pagina Facebook del blog a parlarne insieme, a scambiarci le nostre opinioni. E sto finendo It, che sono un po' all'inizio, però l'avevo tralasciato per dedicarmi a altri generi, ma adesso molto presto lo riprenderò. E ci tenevo a dirvi, ecco, se eravate interessati a questa saga della Torre Nera, se vi è piaciuta, c'è questo ottavo volume nuovissimo appena uscito. È proprio veramente fresco fresco di stampa. Io spero che questo video vi sia piaciuto e sia stato interessante. Fatemi sapere cosa ne pensate, sia della saga di Twilight, del diario del vampiro, del club delle babysitter. E se volete consigliarmi questa saga, perché io veramente non la conosco, non so neanche di cosa parla della saga di King. Quindi se vi va, commentate, io vi risponderò sotto, vi lascio tutti i miei link che mi riguardano e veramente grazie di cuore perché siete tantissimi ogni volta ad iscrivermi e per me è un'immensa soddisfazione veramente condividere con voi tutte le mie letture, le news che mi riguardano. Ecco, vedete, mi è proprio venuto in mente adesso che ho fatto un ordine su Amazon, che quando faccio gli ordini su Amazon sono super felice. Perché mi serviva da prendere un libro per la tesi, che sto scrivendo la tesi per l'università sulla pubblicità americana, e mi serviva prendere un libro che costa abbastanza, infatti 32 euro. Ti ringrazio per un libro, però vabbè, un libro in lingua che mi è veramente utilissimo per la scrittura della tesi. E allora ci ho aggiunto un libro. Veramente costa poco e però ve lo mostrerò appena arriva. Io penso, perché Amazon, vi dico, si è velocizzato tantissimo, penso e spero che tra giovedì o venerdì arrivi. Quindi dopo ve lo faccio vedere, appena arriva un piccolo video sugli acquisti e cercherò anche di unirlo con una recensione, magari perché mi fa molto piacere fare recensioni di libri che ho letto, anche se adesso sto leggendo Pet Sematary e Il Regno dei Lupi di Martin. Più The Casual Vacancy in inglese, e tra l'altro non vedo l'ora che arriva il 6 dicembre per poterlo leggere in italiano. Ovviamente ci sarà la recensione di Il Seggio Vacante, perché così è che l'hanno tradotto, il titolo l'hanno tradotto così, e penso molto probabilmente ci sarà un'altra recensione in modo tale da unire con questo video, mini video sugli acquisti che ho fatto oggi, che ho inoltrato oggi l'ordine. Quindi io vi saluto, ci vediamo prestissimo perché troverete nuove recensioni e i video sugli acquisti e tutte le mie rubriche. Io vi auguro buone letture, veramente grazie ancora per seguirmi con tanto tanto affetto e ci vediamo prestissimo. Ciao a tutti!